Ah, oh, che ricordi. Che ricordi davvero. Che bello tornare indietro nel tempo. Bella ragazzi di Calvi, benvenuti nel mio canale. Oggi siamo qua con questo video, a mio parere, spettacolare, perché andrò a giocare ad un gioco che ho già rivelato nel video dei giochi di quando ero piccolo, Motor Toon Grand Prix 2. Questo gioco poco conosciuto, adesso vi faccio vedere che razza di figata. Mettiamoci le cuffie. Aspettate. Madonna, aspettate, perché c'ho il cappello, perché c'ho dei capelli che non... Mi lascio perdere i capelli. Porca puttana. Allora, intanto scegliamo... Chi scegliamo qua? Dai, scegliamo Captain Rock. Madonna, ragazzi, che... Mamma mia, che figata. Guardate con i suoi tasti. Però... sono emozioni. Guardate, guarda che bello. I ricordi. Proprio giocare a questo gioco dopo... Non lo so, più di 10 anni che non ci gioco. Mi sto prendendo benissimo. Tipo, ma è davvero simile. Madonna, è un gioco per PlayStation 1 o PlayStation X, PSX, come cazzo volete. Molto molto simile a Mario Kart e Crash Team Racing. Solo che a differenza degli altri due, che sono molto più conosciuti, questo qua è poco poco conosciuto. Quindi non capisco il perché, perché è un gioco, a mio parere. Adesso è solo il primo circuito, ce n'è 5 per finire il gioco. Diciamo che non è molto lungo come gioco. Tiny Tiny, è piccolino, guarda lì, piccolino. Questi qua sono quelli che danno i coin. Non già primo, non c'è gusto. È troppo facile sto gioco, o sono troppo forte io. Oh, oh. Non so se vi è successo anche a voi, ma quando tornate a giocare un gioco che... Oh, che non vedo! Quando tornate a giocare un gioco che non giocavate da tantissimi anni. Stealth! Ce la sentiamo Tom Clancy. Che cazzo dico? Stealth ce la sentiamo, non lo so, Metal Gear. Oppure ce la sentiamo Splinter Cell. E va a vincere! Boom! Secondo circuito, Toon Village, il villaggio dei cartoni. One, go! Ve l'ho detto che sono 5 e sono uno più bello dell'altro. Cioè, i primi due sono abbastanza semplici, dal terzo in poi sono molto più belli, secondo me. Il design, dico. Oh, stealth. No. Non sono utile adesso, non so. No, ma le finte. No, ma che cazzo. C'ho lo starnuto che mi deve uscire, ma non vuole uscire. Bruttissimo. Jump! Guardate questo che figo. 3, 2, 1. Non è molto utile questo cavolo. Gira la ruota, yeah. Qui in curva. Adesso sono enorme. No, niente doppi sensi. Ma hai capito cosa serve? Cosa è inutile quanto un paracadute sott'acqua. Oil can. Lì in curva è sicuro che lo prendo. Madonna, se tipo facessero un remake di questo gioco online, sarebbe solo figo. Come se farebbero un remake di Crash Team Racing. No, dai! Ma cos'è? Ma vaffanculo, ho preso il mio. Cioè, io piazzo l'olio e io lo prendo, ma guarda che sono proprio un coglione. Dai! A memoria. Winner. Crazy Coaster. Questo è già bello come livello. Gli ultimi tre mi piacciono tantissimo. Guarda che serve, immaginate un circuito veramente esistente così. Io adesso non so come si faccia a cambiare a livello di difficoltà, e se c'è un livello di difficoltà che si può cambiare, perché è troppo facile così, non so. Anche se l'obiettivo vero di questo gameplay non è il far vedere quanto sono forte, ma perché non lo sono. Ma è lisciato in una maniera incredibile.
comunque non è far vedere quanto sono forte, ma farvi vedere il gioco, uno dei giochi che mi ha cresciuto, diciamo. Misto. Boom. Vediamo. Guarda le pale. Qua è un giramento di pale. No, dopo salto sopra gli uccelli. Lo spero. Vai, cazzo. Boom. Quando sentiamo pum, vuol dire che qualcuno l'ha preso. Madonna, che palle. Sono inutili sti cose. Un cazzo di cantante, veramente. Winner. Sono primo in classifica. Questa è la mia preferita, Gulliver House 2. O Second One. Sarebbe praticamente la casa tipo fatta di giocattoli. Non solo giocattoli, però principalmente quello. Stavo cadendo. Non è che devo dire è troppo facile, poi faccio queste figure di merda. Io tagliavo sempre qua. Sono in mezzo alla roulette. Oh, gli acquari. Volevo salire sopra. Vabbè, dopo. Togliti, piccolino. Dopo vado là sopra, nel pianoforte. Passavo sempre a sinistra. Non so perché, ma non posso usare il salto. Se no do una capocciata al soffitto. Stealth Riddle Throat. Boom. Nessuno mi può vedere. Cazzo. Paua. Cosa fa che. Calvi. Io non sono Kevin, sono Calvi. Sono suo fratello Gemma. Guardate che figata. Perché faccio ste cagate? No. Non fare ste robe. La sto prendendo troppo sotto gamba. Poi rischio che la scaccio se la prendo sotto la gamba. Il degrado. Questo canale, il degrado. È difficile trovare un canale con delle battute peggiori di queste. Forse c'è solo il canale di quei due sul server. Però è una dura battaglia. Qualcuno le prende. Non le sento. Nei giochi di quando eri piccolo, le musichette te le ricordi? Ma cazzo, te le ricordi? Sì. Intanto qualcuno ha preso le mie bombe. Comunque le musichette nei giochi che hai giocato da piccolo te le ricordi? È un po' così impressionante. Io queste musichette me le ricordo alla perfezione. Cioè te le ricordi tutte. Così proprio rimasto impresso. Comunque la va a vincere. Finish. Winner. Winner. Proprio con la V. Haunted Castle. Livello finale. Questo sarebbe, diciamo, il livello horror. Comunque, graficamente non mi sembra per niente brutto. Che cazzo, qua cadevo sempre. Drift alla Dominic Toretto. Questa è la citazione a un mio vecchio video. Aspetta, lo lancio appena a terra. Vai. Ma come va? Dove cazzo mio? Le ciliegie mie. Togliti, mamma mia. Facciamo uno stealth. No! Porca troia, lo sapevo, vedete? Figurati se non ci cadevo. Ci cadevo da piccolo, ci cado anche adesso. Non male. No, dai, ma che cazzo faccio? Ma perché? Cosa sto facendo? Ma è facile questo gioco. È troppo facile. Non c'è livello di difficoltà. Vaffanculo, non faccio ste cagate. Perdo credibilità. Questa è perfetta. Qua. È impossibile non prenderla. E se non la prendo, non la prendo io. Dopo mi incazzo. Mi incazzo se. Cazzo, l'ultimo giro non sono primo. No. Sì, il sorpasso. Cazzo, forse si porta a casa anche questa gara. La va a vincere? La va a vincere? La peggio eccitazione per la vittoria. Ragazzi, premiazione, perché? Okay.
Oh, congratulations! My way. A memoria. Complimenti perché questo signore qua che ha creato questo gioco è solo il creatore di Gran Turismo. Comunque, il video finisce qua. Intanto me lo ricordo, quando tu finisci poi sblocchi questi tre veicoli, vi faccio vedere, no? Vanity, Billy the Dog and il mio preferito, oltre ad After the Raptor, Cintong Shang. Comunque, un saluto. Bella.